L'interesse delle mafie è forte in Toscana, lo confermano le ultime indagini internazionali. Le dichiarazioni del procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho sottolineano che nessun territorio è immune. La Toscana peraltro presenta dei settori di grandissima importanza che costituiscono sicuramente un motivo di maggiore interesse per le organizzazioni criminali. È dunque fondamentale, dice il sindaco di Firenze Nardella, che la Toscana apra gli occhi perché la mafia è bravissima a trovare fragilità. Nella prima tappa del progetto nazionale Pensa 2040, voluto tra le altre dall'associazione Crisi come opportunità, a Firenze, al Teatro da Pergola, l'esperienza di tanti sindaci collegati online, a testimonianza di quell'impegno civile fondamentale per la prevenzione. La cultura può essere l'antidoto per la lotta alla criminalità e far crescere cittadini consapevoli. La pandemia ha cambiato il volto delle organizzazioni criminali capaci di insinuarsi in ambiti nuovi. L'attenzione resta alta anche per quelle attività commerciali provate dalla crisi, una preda facile. Le risorse devono arrivare immediatamente a chi ha difficoltà economiche. Si cerca di operare come una macchina da guerra, cioè la squadra Stato, ma non rinunciando ai necessari controlli. Aumentano anche i reati online, nascerà una direzione centrale, dice il ministro dell'Interno, che si occuperà del monitoraggio.